Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Voglio ricominciare a fare più vlog. Ultimamente in questo periodo mi sono un po' persa, ma sto facendo un sacco di cose che al momento ancora non posso dirvi, e quindi farle ma senza potervele riprendere o parlarvene, non lo so, è come se vi stessi tradendo in qualche modo. Quindi non riesco, sapete, poi a registrare le clip e dire ciao, come state? Come se nulla fosse successo. Quindi mi sto focalizzando sui giorni in cui faccio un po' più di cose, e sempre per salvaguardare la mia sanità mentale, così è un po' meglio. Comunque, stamattina ci siamo svegliati, mi sono letteralmente appena svegliata, quindi sono tutta gonfia, perdonatemi. Mi sono svegliata presto, anche se oggi devo uscire verso l'ora di pranzo, perché devo assolutamente, assolutamente lavare i capelli. Io di solito li lavo una volta a settimana, sono abbastanza fortunata perché non ho grossi problemi, riesco a mantenermi così. Solo che ultimamente sono in fissa con l'acconciatura tutta tirata, no? E ovviamente quando ti metti tanto gel nei capelli, tante robe, poi insomma non è che si riprendono così per grazia divina. E quindi gli ultimi due giorni prima di lavarli sono disastrosi. Ripeto, a pranzo mi devo vedere con Francesca, dobbiamo andare insieme al sushi. Oggi cerco di riprendermi un po' di più, perché io adoro vedere la gente mangiare. E soprattutto quando mangiano il sushi, quindi ok, non sarò un mukbang, ma vi faccio vedere il mio sushi preferito a Roma, che sicuramente vi ho ripreso già altre volte lì, ma magari non ve l'ho mai fatto vedere nello specifico. E quindi niente, mi sono detta devo assolutamente lavarmi questi capelli, anche perché vi cambia proprio l'umore quando avete i capelli puliti, che si muovono soprattutto e non che stanno fermi tipo quelli che ho adesso. Quindi primo step, colazione. Intanto prova che sia presto, le 9:15, cioè per me è presto, contando che, lo sapete, io vado a dormire tardissimo, quindi per me le 9 sono tipo le 7. Allora, in teoria stamattina avrei il porridge col cioccolato e la frutta, però visto che già oggi devo sgarrare tra virgolette e non è comunque il giorno di cena libera o pranzo libero, skippo la parte dei carboidrati, che diciamo sono la cosa che a me dà più fastidio, e prendo la colazione questa qua del lunedì, quindi mi faccio soltanto un po' di albume. Ma qui è scesa anche una bambina! Eccola qui! Guardate quanto è piccino! Madonna, quanto è piccino questa cagnolina! La cosa bella di seguire un piano alimentare e sapere poi di conseguenza come mangiare senza stare con mille pensieri è proprio questa, che almeno sai gestirti. Io so che vado in un posto dove magari mangio più carboidrati di quelli che dovrei avere, perché ovviamente il sushi, ok, dove vado io adesso poi vi farò vedere, sono piccoli e quindi c'è poco riso diciamo rispetto a quelli un po' più grandi, però appunto mi bilancerò meglio con i carbo del resto della giornata, faremo poi una bella passeggiata e tutte cose, e quindi non sto lì col pensiero. Ecco perché vi dico sempre affidatevi ai nutrizionisti se non sapete come regolarvi, avete problemi o cose, perché mi rendo conto molto spesso, anche adesso ultimamente che ci ho portato Giulia dalla nutrizionista, che molte persone non sanno proprio come mangiare. Io mi ci sono sempre ritrovata in questo sistema perché vengo seguita da quando sono piccola, quindi per me diciamo è normale. Però ci sono persone che magari non sanno cosa sono i carboidrati, quali sono le cose giuste da mangiare. Non so, secondo me è molto utile saperlo fare, ecco, perché molto spesso magari una persona pensa di stare a dieta come una cosa restrittiva, appunto anche come pensava Giulia. Invece gli ho semplicemente detto tu devi imparare a mangiare, perché lei non sapeva veramente come abbinare i cibi tra loro, pensava che i carboidrati fossero i nemici, no? Che magari per alcune persone, tipo me, sono ovviamente degli alimenti un pochino più difficili rispetto ad altri, però in realtà si deve mangiare tutto. Adesso qua mi scoppia l'albume, che si sono formate tutte le bolle. Mi sono ricordata di avere anche dei mirtillini. Io ultimamente esco pazza per questi qua. Qui c'è già il mio albume che è stato mezzo divorato. Praticamente ci ho messo un po' di marmellata, questa qui è l'albicocca. Poi ci sono i messaggi della Ross come sempre. Qui abbiamo il tè, che lo sapete io lo prendo solo all'inglese, quindi ci metto un goccino di latte e invece lo zucchero l'eritritolo. Adesso mi sbrigo e faccio tutto. Lavaggio capelli effettuato, doccia fatta e tutto quanto. Prima di asciugarlo, visto che a questo periodo la pelle è secchissima, prima faccio la skincare. Tra l'altro, guardate, sto cominciando a sembrare stempiata perché sta ricrescendo ovviamente il mio colore. Guardate quanto si vede il riflesso qua e ovviamente qui. Quindi credo dovrò rifare una tinta un pelino più scura. Però sto pensando di fare un video, tipo makeover edition, sia le unghie, perché come vedete io ancora non ho niente, che i capelli. Prima di tutto fatemi sapere se vi può interessare, come sempre nei commenti, almeno io me ne accorgo. Però sì, comunque è una cosa che indipendentemente devo
fare. Non so quanto è passato dall'ultima volta che ho fatto la dieta, dovrei andare a vedere che giorno era del video. Però sì, è decisamente l'ora. Perché più che altro, capite, io essendo bionda scura, cioè, poi mi fa questo effetto qui. E poi adesso che mi asciugo i capelli, invece, vi devo assolutamente far vedere la spazzola che vi ho fatto anche già vedere su Instagram. Tutti siete impazziti, mi avete chiesto dove l'hai presa, dove l'hai presa. Non lo so perché me l'hanno regalata, ma ho visto che su Amazon, se cercate, ci sono modelli simili. Basta scrivere spazzola elettrica. Ed è questa qui. Cioè, la marca è Chignon, c'è scritto, ma veramente potrebbe essere qualsiasi. Ultimamente li sto asciugando con quella, cosa strana per il mio tipo di capelli, perché io avendoli mossi barra ricci, che adesso vi faccio vedere quando anche li sciolgo, è complicato. Anche quando vado al parrucchiere mi fanno magari la piega o la spazzola, è rarissimo. Protezione solare, ricordatevela sempre. Invece con questa spazzola a volte riesco, specialmente il giorno stesso, perché il giorno dopo già un po' si vanno a riarricciare. Però volete mettere già qualcosa piuttosto che comprare il Dyson, che costa tipo, quanto costa? 600-700 euro, non lo so neanche, perché sinceramente non sono mai stata interessata a comprarlo. Per quanto possa essere meraviglioso, insomma, ci credo, perché poi i risultati li vedo. Questa credo ne costerà 30, massimo 50 di euro. Vedete già il riccio che si comincia a formare. Quindi io ci spruccio il protettore e poi inizio con questa, perché questa asciuga e fa la piega. Però oggi non avendo tanto tempo di stare con questa, perché ci vogliono tipo una ventina di minuti, prima vado col phon. Ecco qua il risultato. Letteralmente col phon ci metto 5 minuti. Ed ora, massima potenza di questo. E vado a fare così. Cioè, vi prego, non so se rendo l'effetto di questo, che vi lascia anche tutto questo bel volume e mi fa rientrare le punte dentro, rispetto a questo. Cioè, penso sia anche meglio della piastra questo effetto, perché appunto rimane più gonfio. Vi giuro, una persona nuova, quando vi sentite giù fatevi una doccia con i capelli, la piega, la skincare, avete fatto. Ora ho messo le mie mollettine, che mi chiedete spesso dove prendo anche queste. Le ho prese da Primark, anche queste le trovate anche su Amazon volendo. Mi faccio il make up e poi devo anche rifare il letto, perché ovviamente un'altra settimana si rifà anche il letto. La federa però, per informazione, la cambio più di una volta a settimana, perché è importante anche quella per la questione pelle. Non so se lo sapevate, ma influisce anche quello. Pronta e preparata. Ho fatto il mio solito trucchino, forse anche oggi più leggero del solito. Vestito adesso ve lo faccio vedere, anche se è tipo la cosa più over dell'universo. Cioè, tutti i miei capi più over li ho messi insieme. Vabbè, adesso voi sicuramente avrete da ridire. A me piace. Così arrivate. Fra, saluta. Ciao. Sono messa nella sala romantica oggi. Qua, tutto buio. Quella sarà la salviettina, no? Per pulirti le mani. Tavolo 4 oggi. Mamma mia, il numero della morte. Perché? Perché porta male. Lo sai, in Corea porta male, non ce l'hanno negli ascensori. Porta il numero della morte qua. Sì, allora lo sai anche tu. Wow. Sono arrivate le cose di Fra. A parte, guardate che carino anche la presentazione, ma la sciotola di nuvolette, vi prego. Ma è gigante, questo c'è stato un level up. A parte, ci hanno messo il tavolino piccolo, quindi ora ti voglio. Guardate che carini pure questi. Che c'è, zafferano? Comunque, qua ci stanno tutte le novità. Adesso proveremo, che cambiano sempre. E qua le solite cosine, insomma, antipastini. Ah, tu hai preso questo dei ravioli misti? Dove li metti? Qua? No. Saumai, edamame, io edamame sicuro, aggiungi. Anche le alghe, lo sai che ultimamente mi sono ossessionata con le alghe, queste qua? No, non mi piace. Aggiungi, non ti piacciono? Ci sono le zuppette, ma... Poi gli spaghettini, io di solito prendo il pad thai. Diciamo che quando uno viene allo yuganit di solito prendo sempre le stesse cose. Poi io prendo i nigiri di salmone. Ci sono anche questi con le ovette di quaglia. Credo proverò anche questo, onestamente. Questi, allora, i miei preferiti sono, se venite, gamberi avocado. Poi mettono due pezzi, quindi ne prendiamo due. Poi prendo sashimi, ravioli. Vai, intanto mandiamo questo. Ti prego, come faccio a prendere sto vetto qua? Così. Non lo so. Ti giuro, troppo buone le alghette. No, è tutto aperto. Ti prego, il più buono del mondo. Oh.
Francesca ha appena scoperto che su Shane si possono mettere i coupon. No. Quanto ti ho fatto risparmiare? 7 euro. Quasi 8 euro. Wow. Quindi offrite il pranzo oggi. Ma ci compravo un altro vestito, ma ci compravo. Mi giuro, non capisco. Ma io le ho detto, scusa, usate uno dei miei di coupon. Lei, perché non ho tenuto i coupon? Ma io ti ho detto, non ce l'ho sti cavolo di coupon. Ma cittadino. Ce l'hanno tutti. Va bene. Vuol dire che spenderò anche 8 euro. Ecco qua. Quindi ora le reintegra. Però più sali più ti sconta. Quindi così continui a ripetere. Comunque qua stiamo ancora mangiando, cioè almeno io sto ancora mangiando. No, ma posso dire che hai piato questa cosa, non l'hai neanche assaggiata. No, stavo aspettando che si freddava. Sì, ormai è congelata. No, c'è anche quella galla. Puzza tantissimo. Ma profuma, ma smettila. Ma sei veramente, a parte ingrata, verso il cibo in generale. Vai. Sto andando, Vai. Io solo vorrei sia troppo piccante, io mangio tantissimo piccante. Ecco, la mossa tante male qui, in diretta, con noi. Ecco, questa è la risposta. Capisci? C'è un po' di... Capisci? No, c'è qualcosa che non mi... Cioè, ti direi assaggiala, non è piccante. No. È proprio il gusto che è strano. Senti, è perché uovo e carne e la zuppetta. Ecco, dentro questo di uovo è presente. Finito di mangiare... Quanto abbiamo pagato? Aspetta, vi dico anche quanto abbiamo pagato. A pranzo 19,90, poi vabbè abbiamo preso l'acqua, quindi 21 euro tipo in due abbiamo speso per uno. Mentre attraversavo la strada, tra l'altro, mi sono sentita urlare Ila! C'era Giulia col motorino, perché Giulia abita qua vicino. Infatti le ho detto se stava a casa, mi ha detto no, stava tornando, che sennò la passavamo a salutare. Che adesso io e Fra stiamo andando al centro commerciale, perché io devo andare da Bath & Body Works a ricomprare l'acqua profumata. Quindi col cosino ho detto vabbè, accompagnami. Poi ragazzi, multiverso, questa cosa ve la devo dire così me la ricorderò per gli anni a venire. Signor Namjoon dei BTS, che mette una storia di Bottega Veneta, perché lui adesso sta collaborando presumibilmente con il marchio. Ma ragazzi, cioè, è multiverso perché, cioè, mi ha scritto andiamo in italiano, cioè quanto mi fa volare questa cosa. Bottega Veneta, capite? Bottega Veneta e Namjoon, molto bene. Quindi multiverso a parte, adesso appunto andiamo a fare questa cosa. Tra l'altro, mentre stavo a pranzo mi ha chiamato il corriere 76 volte, che a quanto pare l'etichetta dovevo stamparla io e non avevano loro da darmela, quindi domani devono ripassare, devo stampare l'etichetta. Quindi niente reso per oggi, ma adesso appunto andiamo per fare una cheat al centro commerciale a fare questo giretto. Vediamo quale prendo, perché io mi ricordo quale ho a casa, però nel caso ne sento una nuova che mi piace potrei anche cambiare. Abbiamo provato ad entrare da Stradivarius perché c'è la collezione di Barbie, però in realtà non trovo nulla che mi accattiva particolarmente. No, neanche la Fra, perché la vedo che se ne va. Poi troppo denim, cioè voglio più nero. A parte che io e lei, cioè andiamo in giro io e lei, cioè si devono grattare quando ci vedono. Scarpe? No scarpe? Oggi no, niente, no, scarpe? Niente scarpe oggi. Io devo entrare mi il profumo. Mi serve un cardigan, che quello che ti ho fatto vedere, così non ordino su Shein. Andiamo a vedere la C&M. C&M. E eccoci qua, ogni volta che entro qua mi sembra di stare in America. È veramente super fatto carino questo negozio. Ora dobbiamo cercare una fragranza. Cioè prima cerco quella che mi è finita e poi vedo se ce n'è una nuova. Francesca sta a vedere quasi per la macchina. Che io non ho più la macchina per cui mettere. Che serve? No, questa è per tenere i cosi. Per tenere? I denti mani spray. Sono buonissimi i spray mani. Lei ha cover perché l'ho guardato. Che capirai. Questi, questi sono quelle piccole. Oddio, che carino, questo è un burrito, vi prego. No, questo qua ci ho visto fare le cose di gin. Io prima qua, eccoli, li devo un po' annusare. Allora, alla fine le mie scelte sono questa qui, che è quella al cocco. Si chiama Ed Beach. Tra l'altro oggi sono tutte scontate a 11,99, quindi me ne prendo due. E poi ovviamente, ragazzi, questa, perché, vabbè, non è che voglio spiegare perché. A parte che è buona veramente, lo devo dire, farfalla. La seguo io adesso, lei sta da Zara a cercare questo cardigan. C'è comunque un cardigan, ragazzi, non si trovano più le cose di una volta. No, esatto, lo so, però non trovi. Online lo devi trovare, questo è carino. Se era nero, io ce l'avevo nero quando ero piccola. La Zara purtroppo va a periodi, a volte c'ha delle cose stupende, a volte meno. Questa è figa però, Ora vanno queste borse tutte strutturate. No, Francesca non è la moda purtroppo, dovete capire questo. Lei non capisce. Non sai chi è Julia Fox, ad esempio. Tu sai chi è Julia Fox? No.
Ecco qua, yeah. Spiegato tutto. La moda. Julia Fox questo sommetterebbe e gli farebbe pure qualcosa perché... Così proprio, uno stivale a punta e tutto sportivo. Per te no. Quello Julia Fox ha voglia. Julia Fox se lo metterebbe come? Eppure insieme a sti cosi che saranno bracciali. No, mi sa quei cosi da braccio. Orecchini. Ma che stai dicendo? Allora se li metterebbe Julie. Ma comunque niente cardigan, così per dire. Sincero, io da Zara riesco a comprare solo online. Cioè nei negozi forse una volta avrò comprato una cosa. Abbiamo ceduto a un gelatino. Abbiamo preso un gelatino perché fa caldo. Stai morendo di caldo. Cioè fa caldissimo. Infatti mo mi bevo un goccio d'acqua che io mi porto sempre da brava persona. Questo è il bello di avere uno zainetto, puoi portare acqua. Ho preso quello al KitKat oggi. C'era scritto novità, ma secondo me era già uscito al KitKat. Ma mi piaceva quello lì al Bounty o al Bacio Perugina, solo che è troppo cioccolatoso, oggi non me la sentivo. Io ho preso questo al cioccolato. Scrucchiarello al punto giusto. Ha qualcosa di KitKat effettivamente. Mi sono dovuta fermare un attimo al negozio per animali perché dovete sapere che Amaro che impazzisce per questi, ma li ho finiti. Prendevo una confezione su Amazon tipo da 20 pezzi, non esiste più, quindi ormai devo venire a prendere questi. Io glieli do spesso perché questi almeno glieli puoi dare più volte al giorno per intrattenerlo, perché Amaro, ve l'ho detto, è un cane molto buono, non rompe, però vuole sempre fare qualcosa, attenzioni. E in più ho incontrato pure mia zia, che tra l'altro ha parcheggiato letteralmente vicino alla mia macchina. Mentre che mi stampo un po' di etichette. Io settini di Amaruffino. Si sta seduto. Si sta seduto e si dà la zampa. E zampa. Bravo. Vai, prendi però. Guarda, lo puoi mangiare tu perché ti strozzi. Tornata a casa finalmente da stamattina. Ho risparmiato la visione di me che sono andata in giro con una trottola a consegnare i pacchettini. Ora metto a posto le mie acquine profumate. Tra l'altro quella che avevo l'altra volta era questa qui, Summer Surf, ma non mi ricordo neanche quando l'ho presa, quindi ovvio che non c'era più. Questa qua invece, appunto, l'ho spruzzata prima di uscire prima, è buonissima, quindi penso metterò questa adesso. E l'altra invece la metto dietro, così quando finisce questa prendo quella. Ora prenderò una gomma dal buon JK. Queste sono quelle al mirtillo, mi pare, un lampone. Però sono più buone quelle alla pesca. E poi ragazzi, qua abbiamo una bestia da domare. Perché mi è arrivato questo? Immagino che moriate dalla voglia di sapere che cos'è. Fate finta di dire sì. È un ordine di Shane. Oh. Ah sì, era l'ordine con lo spazzolino dei denti per Amaro. È la mini copertina. Questa forse è? Ah sì, è la culottina. Volevo prendere una culottina del genere. Perché sapete quando avete il ciclo e volete una mutanda comoda? Io ho detto sì, proviamola. Struccata, in pigiamata. Ora accendo il proiettore. Eccolo. E sono pronta per la mia serata, ragazzi. Oggi abbiamo parlato abbastanza, quindi chiuderò qui questo vlog. Spero vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Ci sentiamo sicuramente presto con nuovi video. Vi mando un bacio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.